Ciao Lingere, in questo episodio il mio malumore c'è, continua comunque in ogni caso, però nonostante questo il pezzo riesce a evolvere, a prendere qualcosa di non nuovo, è vero, qualche novità. Non è vero. Ma cosa non è vero? Diciamo che il lavoro fatto in precedenza viene cambiato profondamente. Oh, mi raccomando, lasciate un like e commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e... se queste magliette vi piacciono, qua sotto in descrizione trovate il link al nostro store. Stay masca! Chuck si gira. Ok, riprendiamo da dove eravamo arrivati. Ciao a tutti, vero? Ciao a tutti. Ciao. Riprendiamo da dove eravamo arrivati l'altra volta e magari vediamolo un attimino da capo. Mm-hmm. Dai. Non era male però lasciare tipo la prima parte... solo voce e chitarra. Vabbè, dici. Con un po' di tempo potrebbe essere un'idea. Vabbè, proviamola. Proviamola normale. Poi vediamo. Vediamo. Ok, via. Lupi famelici, orfanti cibernetici, arti prostetici, sogni un po' sintetici, linguaggi fonetici, a volte un po' epidetici, salmi eretici. Vivi per mangiare, per trombare, con la tromba della banda comunale. Io lo so, fa un po' male, ma il tuo posto sulla terra non è per così banale. Credi in te stesso e fa lo stesso, se quando c'è più sesso allo specchio d'immagine rifiuta il suo processo. Prendi la vela, prendiamo la siede, che caro di tentato e dal tuo cameriere. Via la pietra, via l'ancora, una lingua che si muove, a volte ti consola. Era prima lo stop. Sì, facciamolo prima. Ok. Cioè, era proprio stoppato. Sì. Ritornando all'inizio, se partissimo per esempio che la canzone inizia voce e chitarra e le prime... la prima voce chitarra, allora sono qua, in tutto sono quattro intro, diciamole, no? La prima è solo voce chitarra, la seconda è voce chitarra basso e la terza è voce chitarra batteria, cioè la terza e la quarta sono voce chitarra batteria. Okay. Così facciamo un po' una specie di progressive. Ma senza tempo proprio solto. Niente o no, solo... il tempino lo voglio. Facciamo un esperimento. Vai. Vediamo solo come viene. Vai. E devi, no, devi darmi sul Charlie. Ah, ok. Lupi famelici, ostronzi cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' sintetici. E qua sì, però ci vuole un passaggino. Ma qua entra lui o entro io? No, in teoria tu entravi prima. Doveva entrare prima. Non lo so, eh. Ah, un giro prima? Sì, due e giri. E se no, una roba un po' più soft. Proviamo, aspetta, vai. Però poi va aperto, eh. Sì, poi lo apriamo. Lupi famelici, ostronzi cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' sintetici. Guardi se vedere. A me questo tocco. Entra subito. Cos'è che fai? No, adesso stavo sperimentando. Però mi piace molto l'attacco. Mi sembrava una roba subito tipo. Non so, sembrava un po'. Vabbè, adesso. No, non è altalenante, è zoppicante. Zoppicante. Però, secondo me. Mi piace molto l'attacco. Cioè, quando cambiamo il giro, che andiamo giù di mezzo tono, mi piace molto che entra lì la batteria. Ok. Cioè, magari la parte prima perde, però quell'attacco lì è talmente bello che la prenderei un attimino in esame per vedere come viene. Vediamo. Secondo me, però, lui ci va, sennò. Ma secondo me, invece, dovrei farlo da solo io. Fino a lì. Dici. Però devi entrare cattivo. Tu papà. Cioè, un passaggio da un quarto, bello. Non so, mi viene da pensare così. No, solo che secondo me con il basso chitarra non è. Proviamo basso chitarra, dai. Prova a farla dall'inizio. O se no, solo basso e voce? No, solo basso e voce è un casino. Dai. Fai basso, batteria e voce, proviamo. Come prima, basso, batteria e voce? No, senza chitarra. Dici che è una cagata. Senza chitarra, no, ma non suonato, solo un accompagnamento. Vediamo, merdino. Vai, prova. Lupi famelici, ostronzi cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' sintetici, linguaggi fonetici. Mi piace
piaceva più come attaccava prima, però. Sì. Ma però secondo me è carino. Non è male. Tipo... Piero ha sempre delle idee strane, un po' bicurioso. No, ho delle idee strane. Se una cosa mi piace, posso dirlo, no? Un latinetto. È un platinetto. È un latitante. No, è una roba, sono un po'... Vabbè. Ricordati che dobbiamo fare arte un po' per tutti, non soltanto per quelli che prendono il Rivotril. Beh, Proiani nuovo, che magari... Lupi family, no, non devo suonare, scusate, avete ragione. Lupi famelici, ostronti cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' sintetici, linguaggi fonetici, a volte un po' epitetici, salmi eretici, contami a tutti tetici. Addirittura, ma tipo però cambierei la seconda parte a quel punto lì, la batteria. O cambiare la seconda parte, però io dicevo anche questa qua cantata, non riusciamo a dargli un tipo come fosse un po' come prima. Non ho capito. Cioè dargli quel senso lì forse. Non ho capito. Cioè, se continui a fare questo gesto qua senza spiegarmi che cosa vuol dire, faccio una capriola. Nel senso, cioè dargli l'atmosfera... che ha il pezzo prima. Francese. Non è francese così, non è più francese. Lo è un po' meno forse, però lo è ancora. Un po' gitano. È un po' gitano. È di Cuneo. Ok, non ho capito. Non lo so, aspetta che devo pensare. Ma tu hai in mente più o meno di tenere la stessa ritmica anche nella seconda parte, magari leggermente più... aperta. È tipo una roba così. Però cambiano anche gli accordi. Lupi famelici, sì, così, ostrici cibernetici, arti prostetici, Manucci. Sorrisi un po' sintetici, lingua, e poi lì parti cattivo. Però cambia anche gli accordi. Mi piacciono un po' di più questi qua, sono al contrario e ce n'è solo uno. Lupi famelici. No, anzi, dovresti proprio iniziare con un giro vuoto. Anche con le voci. Anche con le voci. Puoi farlo anche con le voci. Era il basso, era. Sì. Pio, lo riusciamo con la voce. Oh, puoi anche farlo un po' cattivo, tipo. Ma così però sono divisi. No, senza la batteria ho delle difficoltà. Allora, quindi vuoi fare un giro vuoto? Ma scusa un po' un attimino, però è figa sta cosa qua, è un riff questa cosa qua. Sì. Cioè no, ma deve essere... non ho cattivo, sono uno cattivo, sono uno cattivo. Ok, vai. No, aspetta, ma sto sbagliando tempo, mi fai il basso per favore? Devo capire anche come fare. Re si bemolle là. Proprio alla... Come si chiamano? Tipo Cassius Clay. Sì, Rockabilly. Rockabilly. Tipo Rockabilly. Vedi un po' com'è. Perché è sensato. Starebbe bene dopo il ritornello. Sì. Vedi un po'? Vai. Prova. Cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' epitetici, salmi eretici. No, però li cambiamo. Ah, ok. Però è un'altra canzone. Vabbè, che cazzo ce ne frega, non è una merda, comunque. No, hai detto cazzo e merda nel giro di due parole. C'è il reclam di YouTube. Mettiamo i beep. I beep mettiamo, ok. No, io nella parte dopo farei che io e lui teniamo sempre la stessa cosa, la stessa cadenza. Però è lenta. E apri tu. Però è lenta. È lenta, non è che cambiamo tempo. Vabbè, vediamolo. Allora, nel brano, voglio dire. Quindi, ma inizieremo con questo. Sì. Questo. Non so se metterci anche il wow, vediamo.
Vediamo. Se lo prolunghiamo un po' ci sta. Poi è anche una roba che... Se no posso fare sempre la tromba con la bocca, se vuoi. No, forse è meglio l'uovo. Ok. Vai. Lupi famelici o stronzi cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' sintetici, linguaggi fonetici, a volte un po' epigetici, salmi eretici, con verbe tra... Ma che cordi devo fare, scusa? Quelli di prima. Ah, quelli di prima? Quindi da... Ok, ma cosa devo suonare? Cioè, scusami, che tempistica devo tenere? Ma glielo facciamo al ta-ta-ta-ta. Non devi dar conto... Non devo dare la vostra tempistica? Sì, un po' più, sai... Scanzonato. Scanzonato. Però vediamo. Fallo il ta-ta-ta-ta, eh. Devo... deve essere un ta-ta-ta-ta creativo. Ok, vai. No. Quindi io inizio reinizio a suonare dal do diesis. Vabbè, darebbe modo. Esatto. Okay. Lupi famelici o stronzi cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' sintetici, linguaggi fonetici, a volte un po' epigetici, salmi eretici, converbi trafonetici. Però poi non usciamo più. Io, cioè, l'idea secondo me era quella di uscire poi da questo giro qua, perché sennò poi ci rifotte di nuovo. Non è la prima volta che veniamo invischiati in una ritmica del genere. Però dobbiamo riuscire a evadere da questo. E noi sai cos'è che ci... No. Ascoltate, ci rompe il cazzo i tre quarti. Ascoltate, no. Rifacciamo tutto come prima. Però? Okay. Poi lo stacco lo facciamo come lo facevamo prima. Ah, okay. Che ci lega. Tanto la cadenza era uguale. Sì. Io faccio... Prendiamo il giro come quello di prima, poi vediamo se cambiarlo, vediamo. Vai, proviamo. Ok. Vai. Magari l'intro strumentale facciamolo proprio corta, va. Vabbè, vediamo perché c'è un'idea, dai, vai. Famelici o stronzi cibernetici, arti profetici, sorrisi un po' sintetici, linguaggi fonetici, a volte un po' bipedici, salmi eretici, con verbi e tratti pedici. Vivi per mangiare, per trombare, con la tromba della banda comune. Fa un po' male, tu posso sulla terra, non è poi così banale. Ah, aspetta, c'è anche questo si bemolle, che bello. Senti questo si bemolle. Quando, ascoltami, Cacamis. Lo so che dobbiamo ancora vedere la parte prima, ma in questa parte qua ricordiamoci questo si bemolle. Ma dove? E poi te lo faccio sentire. È bellissimo, è una figata. Allora, quindi? E come vi sembrava il cambio fatto così? Allora, io ho solo una difficoltà sugli accordi della seconda parte, che secondo me sono brutti. Non so come non continuare a dirtelo. Non puoi tenerli come la prima. Che cazzo te ne frega? Teniamoli come la prima. No, non hai capito. Troviamone altri. Cioè,
Non è che deve, dobbiamo per forza. Cioè, secondo me sono proprio brutti. Cioè, se, tanto comunque cresce di dinamica. Quindi avere gli stessi accordi, che cazzo te ne frega. Ma anche perché qua ne facciamo uno in più che non lo facciamo risultare in nessun modo. Facciamo due accordi in più che non li facciamo risultare. Scusa, prova a farla tutto uguale. Scusami, Ahmed. Dove facciamo la. Però se solo lo facciamo solo io e te, lui non lo fa. Cosa serve a mettere un accordo in più? Se la voce lui da quando mai fa gli accordi? Non hai capito. La voce non gli va dietro. La batteria non risalta il cambio d'accordi perché nello spazio di un accordo ne mettiamo due. Cosa serve? Va bene. Ma mi dai ragione? Riesco a farmi dare ragione guardandomi in faccia? Ma cambia niente. Cambia, no, che non sento quel semitono che non mi piace. Prima è orecchiabile, dopo cioè, è solo allora, strano. Va bene. Prova a farla tutto uguale. Ma tutto uguale? Che cazzo te ne fai? Tanto cresciamo. No, però tra il re e il re bemolle c'è il cambio vocale. Ah. Cioè, però il problema è... Io questi qua non li farei, sto re e la non li farei. Farei altri due accordi piuttosto. Tieni solo il re. Però poi tanto riparti poi di nuovo da lì. E, cioè, quel semitono lì a salire, non ce lo vedo, non ce lo sento proprio. Cioè, lo faccio, ma lo faccio perché sono abituato. Fallo scendere. Lo faccio già scendere nella prima parte. E... Cioè, questo e è... E fai un tono sotto la seconda. No, non cominciamo a sparare col dado, E se fai solo la senza passare dal re? Forse è già meglio. Vai, proviamo. Da capo. Lupi famelici. Dovremmo tagliarla. Ostronti cibernetici. Arti protetici. Sorrisi un po' sintetici. Linguaggi fonetici, a volte un po' ipotetici, salmi eretici, con verbi tanti fedici. Allora, sì, però a sto punto non mi... Forse il mio problema è il do diesis. Linguaggi fonetici, a volte un po' epitetici. Linguaggi fonetici, a volte un po' linguaggi fonetici, a volte un po' epitetici. Salmi eretici, con verbi tratti tetici. Cacchio. Beh, secondo me è quello che sta un po' malino è il secondo. Il secondo che fai? Quello che è quello di Piolo proprio. No, quello non so se è di Piolo o meno. Gli togli quello, praticamente la canzone non è più sua, non gli appartiene più. Questo quello. Qua è il semitono, è il do. Però non lo so. Fate come vi pare, no, fate allora, se cominci a fare fermo, fai come mi pare e tolgo la parte allora. Dai, dammi una mano. Cioè, così non è male. Addirittura e se la re, addirittura invece che re la. Perché? Ti spiego. Linguaggi fonetici, a volte un po' epitetici, salmi eretici, con verbi a tratti tetici. Però... Ma suona meglio che al contrario. Prova, mi fai solo il prova a farli al contrario. A me li sto modificando. No, prima sì. Li facevo al contrario. Come prima li facevi al contrario? No, al contrario. Tu adesso fai la. La musica non è. No, ma gli accordi. I Lego che li metti come vuoi. No, ci sono delle regole. Non posso fare un mezzo tono su, sei semitoni su. No, non hai capito. Tu adesso fai. Cosa fai? Re e poi il semitono, giusto? Vado giù di mezzo tono. E poi fai di nuovo re e gli no, altri.
No, allora, poi fai tutti. Io, l'accordo di questa parte qua, la tonica, è un do diesis. Ok. Okay. Cioè tu farai A, B e poi fa A, C, D, giusto? A, B, A, C, D, sì. Ok, prova a fare A, C, D e A, B. Così? Così. Te lo faccio risentire. Se lo so animale fa cagare. Fallo come dovresti farlo. Magari sta bene, no? Linguaggi fonetici, a volte un po' epitetici, salmi eretici. Secondo me sai perché sta meglio? Perché quello là è basso e va a chiudere. Però se rifacciamo, come dici tu, ABC, vabbè, comunque questa cosa qua è uguale a quella di prima, è uguale alla prima parte, perché la prima parte mezzo tono su ma è uguale. No, scusami, la prima parte com'è già? Re la si bemolle. Sì, scusami. Vabbè, comunque secondo me a questo punto qua direi do diesis, do, do diesis, la, re. Poi ci rompiamo lì perché dobbiamo ricominciare. Poi ci interrompiamo poi lì perché dobbiamo re. Sempre battere sul re. E fai due volte re. Vabbè. Allora l'ultimo te lo faccio girare. No, no, va bene, va bene. Proviamo. Proviamo, che vi devo dire? Proviamo, dai. Quindi cosa proviamo? Proviamo così. Ecco, se qualcuno di voi che ci guarda non è musicista, sappia che quando i gruppi si sciolgono è perché ci sono quelli come Piero nel gruppo. Sai, quello lì ha fatto ecco, è così che si fa. Fate come volete. Fate come volete. fate come cazzo volete. Beep, dai. Vai. No, quindi cosa faccio? Hai ragione a dire lì. Che finiamo sul re, non va bene. Ah, fai quel giro. Senti, lì. Boh, mi arrendo io. Facciamo come sempre. No. Via, via, boh. Ma no, fai quel giro. Ok, lì. Dopo un altro accordo da cambiare. Forza, forza. Dai, da no, capo. Dai, proviamo. Proviamo una volta. No, 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 no. Ma no, proviamo. No, via. Vai. Proviamo. Via, 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 via. O stronzi cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' sintetici, linguaggi fonetici, a volte un po' epitetici, salmi eretici, con verbi transitetici. Strofa, avrei una prova da fare, ve la faccio sentire. Cosa c'è che non va? Mi dicevo, non va bene quell'accordo lì. Va bene, va bene. No, proviamo qualcosa. Basta, altro, va no? bene. Ascoltami, ho un altro accordo che mi piacerebbe, un'altra parte che mi piacerebbe modificare un po'. Posso dirtela? Nella strofa, vivi per mangiare, per trombare, con la tromba della banda comunale. Io lo so, fa un po' male. Ma il tuo posto sulla terra non è poi così banale. Credi in te stesso. Mi piace molto tu si bemolle. Credi in te stesso. E fa lo stesso. Adesso non so, però si bemolle mi piace. Senti come apre. Non è che apre di brutto. Non apre di brutto. O se no, cioè vuoi fare due giri in re do, cioè fino a metà rimane standard. Quando apre fare poi il distorto, fare do, fare do, fare do. Poi quando apri il distorto, appunto, quando apriamo, invece di fare sempre re fa re do, no. Facciamo solo re do e basta. No. Da quando?
Aspetta, allora, scusami, Piero. Vivi per mangiare, per trombare, con la tromba della banda comunale. Io lo so, fa un po' male, ma il tuo posto sulla terra non è poi così do do da, re 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 fa, re 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 do, re 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 fa, re 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 do. Ok, chiaro, no? Ecco. Invece di fare la dove apriamo, invece di fare re fa re do, mi piacerebbe metterci questo si bemolle. Senti come apre. Non apre? Sì, sì. E potrebbe essere: credi in te stesso e fa lo stesso. Se quando cerchi il sesso, oh, allo specchio la tua immagine riflessa sembra un cesso. E chiudere con re do. Va bene. Come ti pare? Va bene. Però mi è venuta anche un'altra idea, che questo si bemolle che apre così tanto, vuoi metterlo nel ritornello? Quindi la parte rimane standard come prima, ma nel ritornello dove c'è prendi la mela, prendiamola assieme, potrebbe essere prendi la mela, prendiamola, prendi la mela, prendiamola, sì, il giro è quello. È un giro completamente diverso. Vuoi sentire? No. Tanto sono sempre due accordi, forse è meglio così. Nel ritornello, quel si bemolle lo sfruttiamo per il ritornello. Tanto è sempre due accordi, il ritornello è sempre re do, re do, re do. Benissimo, togli re do e facciamo soltanto si bemolle la. La. Si bemolle la. Sì. Che sarebbe prendi la mela, prendiamola assieme, peccare di peccato è dolce come il miele, tira la pietra, tirala ancora, la lingua che si muove, no, la lingua che si muove a volte ti consola. Benissimo. A me sto si bemolle mi piace nella parte prima, ma nel ritornello non mi dice anche secondo me più. Aprendo col distorto da un bel senso. Ok, ok. Proviamo. Lo proviamo? Proviamo. Dal preverse, da quel para para para. Vivi per mangiare, per trombare, con la tromba della banda comunale. Io lo so, fa un po' male, ma il tuo posto sulla terra non è per così banale. Credi in te stesso e fa lo stesso. Qual è il tuo problema, Piero? Non avevo capito che era tutta la parte così. Va bene, rifacciamolo. Aspetta che stai morendo. Vivi per mangiare, per trombare, con la trompa della banda comunale. Io lo so, fa un po' male, ma il tuo posto sulla terra non è più così banale. Credi te stesso e fa lo stesso. Se quando c'è più sesso allo specchio d'immagine rifletta sempre un gesso. Prendi la tela, prendiamola assieme, toccare di peccato e da gioco del miele. Tira la pietra, tira ancora, ma lì che si muove, ancora ti consola. Così secondo me è meglio. Sì, anche secondo me. Non a volete neanche provare a modificare il ritornello? Quindi la prima parte lasciarla standard e andare nel ritornello? Secondo me così suona proprio bene quando apri, è proprio bello, bello, bello. Addirittura non c'è, però si potrebbe ancora aprire di più nel ritornello. No, e dopo il si bemolle, arrivando dal re. Per dargli ancora una botta. No, sono finiti. Sono, finiti. Allora, sono veramente finiti. Però lì è... sono finiti quelli standard, poi ci sono quelli particolari, ma quelli standard sono finiti. Ah. Li facciamo già tutti. No, sta meglio, è così, ma di brutto. A meno che potrebbe essere... E ti fa cadere... cioè, arrivando dal do, apri sul re. Mentre prima arrivavi dal do, però sempre dal do arrivavi. Sì, o apri sul re o apri sul si bemolle. Ah, ok. Perché prima
Eh sì. Da 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 da. Da 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 da. Volendo l'altra eventuale modifica, invece di fare si bemolle la, si può fare si bemolle fa. Si bemolle fa. Del ritornello. No, nella strofa sempre. Ah. Quindi sarebbe vivi per mangiare per trombare con la tromba della banda comunale. Io lo so, fa un po' male, ma il tuo posto sulla terra non è poi così banale. Credi in te stesso e fa lo stesso se quando cerchi il sesso. Allora a quel punto lì però lo metti lì il si bemolle. Il ritornello poi lo cambi. No, il ritornello era uguale. No, sì, però se fai adesso questa cosa qua puoi fare come volevi fare prima il ritornello. No. No, perché il primo accordo è sempre si bemolle. Però. Ah, ok. Però forse suona meglio là. Cioè, suonano più senso simili, ma il là suona meglio. Quindi no. Ah beh, se no c'è anche... che cliché standard. Prendi la mela, prendiamola assieme. Peccare di peccato è dolce come il miele. Gira la mela, gira ancora. Non si muove, ancora ti condo. È un cliché. Però è un altro modo di aprire. Sì. Oh, io le ho tirate tutte praticamente. Tu cosa dici, Piolo? Piolo si sta chiudendo sempre di più. Come mai? Penso che non lo sentiremo più parlare. Va bene. Va bene. No, dai, dai, niente, ho discusso già troppo. Facciamo che teniamo la prima modifica fatta e boom. Dai, okay? Va bene. Proviamo da capo, vedere com'è. Ok, va bene. Beh, proviamo dopo il ritornello a attaccare la parte iniziale, solo per vedere se mi ricordo qual è la parte iniziale, sì. Ah, la fai adesso. Appunto. Ok, vai. Ottanti cibernetici, arti prostetici, sorrisi un po' sintetici, linguaggi fonetici, a volte un po' sintetici, salmi eretici, converbi antipodici. L'intermezzo dopo, partirei poi subito a cantare. Se abbiamo dei contenuti da cantare, sì. Ok, per me fino a qua va più o meno bene.